ordinata su Amazon per un importo di circa 60 euro consegna inclusa, la A87 si presenta in una custodia di tela rigida dal design semplice ma gradevole. All'interno della custodia troviamo la telecamera stessa. La custodia subacquea, che da manuale dovrebbe resistere fino a 15 metri di profondità. Un attacco per il cavalletto, perché purtroppo la telecamera non è fornita di un supporto proprio. Inoltre troviamo innumerevoli altri attacchi, davvero per ogni evenienza. Due batterie, ma sfortunatamente non è provvista di caricatore. Si possono comunque caricare con la telecamera attraverso il cavo USB in dotazione. È inoltre dotata di nastri di velcro e ovviamente il libretto delle istruzioni. La A87 può essere usata come dashcam o come webcam. È provvista di uno slot per una memoria micro SD, un'interfaccia micro USB ed un'uscita HD. È dotata di Wi-Fi e può essere facilmente controllata in remoto attraverso uno smartphone. Andiamo adesso a condurre alcuni test per poter poi stilare una pagella più accurata. Iniziamo col video, prima in modalità 1080-60 fps. E adesso la stessa inquadratura, ma in modalità 4K 60 fps. Silenzio in sala, per favore. Passiamo adesso al test audio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. E per concludere passiamo al test dello stabilizzatore. Prima passeggiando. E adesso testiamolo con una leggera corsetta. Partiamo dagli accessori. Punto di forza dell'A87. Ce n'è davvero per tutti i gusti, ogni tipo di attacco e connessione, quindi merita un bel 9. Sarebbe stato 10 se fosse stato incluso un caricatore per la batteria di emergenza. Per quanto riguarda la qualità video, non è sicuramente una fotocamera professionale, ma l'immagine rimane comunque nitida e fluida. Non c'è veramente grande differenza tra il 1080 e il 4K. Voto 7. 1, 2, 3, prova. Per quanto riguarda la qualità audio, non è sicuramente delle migliori, considerando che non supporta neanche un microfono esterno. Raggiunge tutto sommato la sufficienza. L'aspetto peggiore di questa telecamera è forse proprio lo stabilizzatore che, tentennando continuamente, non mantiene un'immagine fluida. Voto 4.
Possiamo concludere dicendo che sicuramente non si tratta di una telecamera professionale, ma considerando la spesa contenuta e tutti gli accessori, possiamo comunque parlare di un buon acquisto per un fotografo amatoriale o per chi ha bisogno di una dashcam o di una webcam senza spendere cifre esorbitanti. Questo è tutto. Se avete trovato questo video utile o meno, fatemelo sapere nei commenti, mettete un like e iscrivetevi al canale.